Cosa? Cosa ti piace di più? Absolu Aventus o Aventus? Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo ed oggi siamo arrivati finalmente in un nuovissimo video. Oggi infatti andiamo a parlare di un pioniere della profumeria artistica confrontandolo con il flanker suo appena uscito. Oggi infatti ragazzi andremo a confrontare tra di loro Aventus versus Absolu Aventus. Prima di iniziare il video vi voglio ricordare, se vi va, di iscrivervi al canale così mi supporterete dandomi una grossa mano, di mettere in piace al video nel caso vi piacerà e di commentare con la vostra opinione riguardo questa tra virgolette sfida, che sono davvero molto curioso. Iniziamo dal classico Aventus. Guardate tra l'altro lo sprayer di Creed, non so se l'avete visto, ma mamma mia ragazzi, non penso ci sia bisogno di recensioni, di spiegazione di questo classico. Comunque apertura classica di Creed, molto agrumata, molto solare, unita a queste note importanti fruttate riconoscibilissimi di questo profumo, ovvero di ananas, ribes nero eccetera eccetera, con un fondo molto più legnoso, molto più cuoiato, di appunto cuoio, legni di betulla, altri legni, muschio vegetale, quindi il tutto reso un po' più scuro, un po' più cupo e un po' più con carattere da questi legni e da questo cuoio molto presenti. Questo è un grandissimo classico best seller, forse della profumeria artistica in generale, sicuramente del brand Creed. E che dire di lui? Molto morbido, molto cremoso, molto rotondo come sensazione finale del profumo, sicuramente purtroppo molto sentito. Per quanto riguarda invece Absolu Aventus, l'ho già spruzzato qua sulla mouillette, devo essere sincero, il confronto tra Absolu Aventus e Aventus c'è, si sente. Absolu Aventus infatti prende il carattere del fratello, ma io personalmente lo sento leggermente più maturo, un pochettino più spigoloso, un pochettino più metallico, forse per queste note di liquirizia, di anice, non so bene. Comunque questa parte più metallica, spigolosa e a mio parere più matura ed elegante esiste. Secondo me però la vera parte che lo contraddistingue al fratello Aventus è questa nota dolce, questa nota abbastanza rotonda, cremosa, che smorza quell'essere metallico, quell'essere spigoloso, e rende il tutto molto più cremoso e avvolgente. Come ho detto, lui, Absolu Aventus, mi sembra la versione più matura di Aventus, oppure se vogliamo dirla in altri termini potrebbe essere una riformulazione in chiave moderna di Aventus. Non che Aventus sia retro o vintage, però diciamo un essere più moderno rispetto al classico sentore che spesso si sente in giro del classico Aventus. I punti a favore e sfavore dei due sono tanti. Sicuramente per originalità vince Absolu Aventus a confronto del fratello Aventus, in quanto invece a mia personale opinione, proprio per il gusto, proprio per il sentore, per il profumo in sé, Aventus ha ancora la meglio. Questo perché probabilmente in Absolu Aventus questa nota dolce che tende ad addolcire tutto il profumo, per i miei gusti sapete che non è proprio il massimo, mentre Aventus rimane un grande classico molto molto buono. Ragazzi, fatemi sapere qua sotto la vostra nei commenti, sono davvero curioso di sapere la vostra opinione riguardo questo argomento. Noi ci vediamo un prossimo video, una prossima live, e andate a comprare Creed originali e non dupe. Ciao ragazzi!